Freedom's calling from the alcohol and saying nothing's wrong to come back home. The truth it's telling, but the toll it's taking. Yeah, my hands are shaking with my soul. Sognare si può, buongiorno, chiedi alla mente con la nostra dottoressa Stefania Rubatti. Buongiorno a tutti. Inizia qui. Ciao. Ciao. Buongiorno. Con un argomento, visto che la settimana dell'amore è in arrivo, perché diciamocelo, no? Adesso a parte Sanremo, che è praticamente l'argomento degli argomenti, perché è iniziato ieri sera, ma se no febbraio è il mese dell'amore, San Valentino, eccetera, quindi noi abbiamo scelto, anzi la dottoressa ha scelto un argomentone anche questa volta abbastanza impegnativo, no? Sì, sì. Perché dobbiamo trovare la differenza tra l'amore e l'attaccamento. Sì. E uno dice, ma che differenza c'è? Ma che differenza c'è? E invece c'è. C'è. E ce n'è tanta. Ce n'è tanta ed è importante anche distinguerle.
le due cose, esatto. Perché altrimenti si rischia poi di rimanere invischiati in relazioni deludenti, in relazioni sbagliate, nei peggiori dei casi a volte anche in relazioni tossiche. Quindi è importante riuscire a captare questa sottile differenza, che in realtà non è tanto sottile, però può passare abbastanza inosservata, no? Diciamo se non si sta attenti a certi effettivamente segnali. Bisogna proprio, come dire, no, alzare le antennine e farci un po' di attenzione. Soffermarsi a riflettere, sì. Prima di partire vorrei iniziare con un po' di saluti. Certo. Intanto vorrei ringraziare e salutare tutti i nostri ascoltatori di Radio Moncalieri che domani ci ascolteranno in replica, e quindi www.radiomoncalieri.net. Un salutone naturalmente a Gianni Ricci e tutto lo staff. E poi voglio salutare tutte quelle persone che sono già collegate con noi, e io ne vedo solo alcune, quelle che vedo ovviamente saluto, gli altri via via spero di poterli salutare. Ma voglio salutare intanto Gianni, Adriana Ciardo che ci dice buona giornata, voglio salutare Luca, bentornato, Luchino, che fine avevi fatto? Sono contenta. Carmelo Cossa che ci augura il suo buongiorno. E anche Maria Emilia Costa, e poi voglio salutare anche la nostra Gabriella Roti, il nostro Peperino e naturalmente tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto. Grazie a tutti per essere con noi, e adesso cominciamo a chiacchierare di questo spinoso argomento, no, nel senso che l'amore è sempre un bellissimo argomento, però diciamo che bisogna fare un pochino di attenzione. Però si fa perché presto a dire amore, no? Esatto, perché poi non è così semplice distinguere magari quello che noi pensiamo sia amore, invece era un calesse. No? Esatto. No, esatto. Invece in questo caso lo confondiamo con l'attaccamento. Ma sì, che oggi cos'è? Ci concentriamo su questo. Esatto. Beh, che cos'è l'attaccamento per iniziare a comprendere? Si dice attaccamento, un forte legame affettivo ed emotivo. Quindi non è assolutamente una cosa negativa. Anzi, diciamo che l'attaccamento è il preludio di qualunque relazione, che sia col partner, che sia con l'amico, con gli amici, che sia con la famiglia, nasce sempre tutto nell'attaccamento, perché è il desiderio, è il primo desiderio di stringere un legame con qualcuno. Sì, diciamo che di base l'attaccamento è quindi positivo, perché è la scintilla. È necessario perché è quello che ci spinge appunto a creare un legame. Poi ovviamente dipende se poi la cosa si sviluppa, poi come vedremo durante la trasmissione, agli step successivi, o se rimane ferma lì. E lì la differenza è proprio quella. Esatto, probabilmente. L'attaccamento è necessario, ma questo fin da subito. Infatti il termine attaccamento deriva dagli stili di attaccamento, quelli dei bambini nei confronti della mamma. Parliamo di mamma per dire la prima figura di accudimento. Certo. No? Mamma o chi per lei, comunque usiamo il termine mamma per generalizzare. Certo, comunque sì. Il termine attaccamento si riferisce proprio allo stile di attaccamento che noi abbiamo sviluppato a partire proprio da quando eravamo piccoli, no? Ed è proprio da lì che poi dipendono un po' le nostre relazioni, la scelta dei nostri partner e il modo di impostare e di vivere i nostri futuri rapporti. Tanto per cambiare, no? Cioè sì. Parte sempre tutto da lì. Parte tutto da lì, poi per carità diciamo sempre che non sono dei vicoli ciechi, no? No, certo. Non è un destino segnato. Sorrido un pochino. Si può poi perché sempre lavorare, anzi si deve poi lavorare quando ci si accorge che ci sono dei problemi, delle problematiche, no? Allora lì si può lavorare, si deve lavorare attraverso un percorso, per esempio di psicoterapia o quant'altro, però parte da lì. Questo è, non sì, si può sì, negare. Sì, diciamo che ovviamente, come sempre diciamo, è chiaro che quando noi siamo piccoli, quando noi nasciamo, è proprio lì che cominciamo comunque ad apprendere, sono quindi sono modelli, le nostre i primi modelli, guida, gli esatto. primi schemi che poi ci interiorizziamo e ci portiamo dentro. E infatti di tipi di attaccamento ce ne sono fondamentalmente di quattro tipi. C'è il tipo di attaccamento sicuro, che è quando la mamma è presente,
soddisfa i bisogni del piccolo, bisogni sia fisici che emotivi, ma nello stesso tempo gli lascia anche la possibilità di crescere, di allontanarsi da lei, no? E poi c'è l'attaccamento insicuro ambivalente, che è quando la mamma a volte è presente, a volte no, emotivamente parlando, ovviamente, quindi a volte è pronta a soddisfare i bisogni e le richieste del bambino e a volte no, una mamma ambivalente. No? Poi c'è l'attaccamento insicuro evitante, che invece è quando il bambino viene rifiutato e viene trascurato, un po' abbandonato a se stesso. E poi c'è l'attaccamento disorganizzato, che è proprio quando invece la mamma addirittura mette in pericolo la salute e il benessere del bambino. In base a questi quattro macrosistemi, ovviamente, di attaccamento, da adulti si svilupperà poi la tendenza a ricercare un determinato tipo di partner piuttosto che un altro. No, nel senso che noi non è che scegliamo le persone a caso. Esatto, no? C'è sempre un motivo. C'è sempre un motivo. Di solito si tende a ripresentare nel presente gli stili di attaccamento che abbiamo acquisito quando eravamo bambini. No? Quindi li ripetiamo, li cerchiamo. Li ripetiamo e li cerchiamo, sì. E questa è la prima spinta che ci porta verso una persona piuttosto che verso un'altra. Quindi già di base noi abbiamo questo tipo di scelta, insomma, da cui partiamo. Infatti l'attaccamento insicuro porterà poi alla ricerca di relazioni ambivalenti, insicure, di dipendenza, no? Mentre l'attaccamento sicuro porterà verso relazioni invece più stabili, più improntate sull'empatia, sul dialogo e sulla crescita, sì, insieme, ma come individui separati. No? Mi piace una frase che tu hai riportato, no? Che in realtà noi non siamo delle singole metà. Sì, che l'amore è l'incontro tra due unità e non tra due metà. No? Esatto. Nel senso che non bisogna cercare nell'altro la persona che ci completi e che ci dia qualcosa che ci manca, ma deve essere un incontro tra due persone complete che al limite si integrano, si arricchiscono, ma non che vadano a compensare delle mancanze che ci portiamo dentro magari da anni. Sì, esatto. E se, una linea sottile, no? Anche questa, anche forse un luogo comune, però di fatto è vero, se noi siamo già, come dire, completi con le nostre mancanze, no? Perché ognuno di noi comunque è imperfetto, però è bello, mi piace pensare che che si possa incontrare un'altra persona completa e poi decidi insieme di costruire qualcosa di più grande, sì, ma non esatto che ti manca qualcosa, no? Perché sennò sembra quasi... Ed è proprio lì una delle differenze tra l'attaccamento e l'amore, no? La necessità, il bisogno che sta alla base dell'attaccamento, che non ha niente a che fare con l'amore, perché l'amore non deve essere una necessità. Deve essere un piacere, deve essere una libera scelta, non un bisogno. No? E sì, anche qui è faticoso spiegare perché, no? Perché poi ci sono tutte le solite frasi che si dicono, che in realtà comunque sono anche vere, no? Dice, ho bisogno di te, sì, ma per il piacere di stare con te, non sì, perché... Certo. Cioè, no? Quindi, no, ci tengo a dirlo perché magari delle volte ci si attacca alle parole, no? Sì. Il significato in questo caso è importante, è diverso quello che tu ci stai dicendo, no? Sì, sì. Quindi non è un bisogno in senso del piacere di stare con una persona che è giusto che ci sia, ma un bisogno nel senso vero e proprio del senso della parola, ecco, no? Cioè, sì. E questo è grazie. La cioè, differenza nel senso, tra bisogno e desiderio, fondamentalmente. Esatto, no? Esatto. Aspetta che ci sono le domande. Intanto voglio salutare Doriano Missora. Ciao Gabri, ci ha mandato un ciaone con tante O. Mauro Boaretto, Lina. Ciao Lina, buon pomeriggio. Isidoro. Gianni dice, ma io come faccio a sapere che tipo di attaccamento ha avuto mia mamma? Non mi ricordo più.
Effettivamente. In effetti è passato un po', sono passati tanti anni di solito, no? E, ci sono delle domande da porsi per avere qualche vaga idea. Sì. Sono ovviamente tematiche molto profonde, no? Beh. Per cui per arrivare a certe risposte, a certe consapevolezze, occorre un percorso, cioè se si vuole arrivare davvero a, non tanto a ricordare con il cervello, ma a sentire quello che ci portiamo dentro, è necessario un percorso di psicoterapia. Nel quotidiano c'è qualche domandina che ci si ce può la possiamo porre, anche che fare. Ci si può porre, per esempio si può provare a tornare indietro col pensiero ai ricordi che abbiamo di quando eravamo bambini, no? Quindi che ricordo ho della mia prima relazione, che ricordo ho del rapporto che avevo con mia mamma, e uso sempre mamma nell'accezione, certo, che abbiamo detto prima, sì. No? La ricordo che mi tiene tra le braccia, che mi trasmette amore. Mi ricordo di me bambino che chiedo aiuto, e che tipo di aiuto chiedevo, e le mie richieste venivano accolte, no? Che sensazione ho? Quando ripenso a quei momenti, cosa provo quando ripenso a me bambino? Cosa... È sempre sì, questa una questione del sentire. Questo è, no? Importante, perché è vero che a volte la memoria si perde, no? Sì, vero. Ma il sentire comunque rimane. Quindi anche chiedersi che sensazione provo a ripensare a me bambino, al rapporto con i miei genitori, con mia mamma, mi sentivo accolto, come venivo descritto quando ero bambino. Sono tutte domande che, se ce le poniamo, magari qualche spunto ce lo danno. Poi ovvio che sì, vabbè, con l'aiuto, per andare a fondo, poi, ci, esatto, ci vuole un percorso, ovvio, specifico, personalizzato. Questo è però chiaro. Interessante soffermarsi comunque su determinati aspetti, no? Cioè proprio farsela questa domanda, che magari delle volte non ce la poniamo, no? Ci sono innamorato, e poi hai detto una cosa interessante all'inizio, no? Ci sono magari i nostri amici sono sempre innamoratissimi, no? Tu sì. E tutti, almeno sì, io per esempio mi chiedo, ma com'è possibile che io, cioè mi succede talmente di rado, no? Ti domandi, insomma, quali sono i meccanismi per cui magari qualcuno è più... È che la mente tende al piacere, tende alla gratificazione, per cui a volte cerchiamo di soddisfare questo piacere e di riempire magari dei vuoti che ci portiamo dentro, attraverso le relazioni che instauriamo, no? È una cosa un po' illusoria, perché comunque nessun'altra persona può andare a riempire i vuoti che ci portiamo dentro. Eh no, esatto, e anche qui diciamo che probabilmente il nostro lavoro dovrebbe essere quello di non avere bisogno di un altro, ma che appunto inciampare negli altri, sì, e poi magari scoprire di avere questa attrazione, questa, insomma, perché poi l'amore, insomma, diciamocelo, no, è qualcosa, è un sentimento che ci fa sentire vivi, sì, però come giustamente dicevi, non necessariamente quello che noi usiamo per sentirci vivi è proprio amore. L'amore è... viene dopo, no? Come ho detto prima, l'attaccamento è fondamentale all'inizio, cioè è proprio la spinta che ti porta a conoscere e a incontrarti con l'altra persona. Ovviamente non basta, si deve passare agli step successivi per definirlo amore, altrimenti si rimane a un livello di attaccamento, che va anche bene finché non viene confuso appunto con l'amore, perché se viene confuso con l'amore si rischia di cadere appunto nella dipendenza, soprattutto, no? Nel pensare che l'altra persona sia il nostro pezzetto mancante. No? Sì, 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 sì. E quindi vivere per quella persona, sentirsi persi, perché ne abbiamo proprio bisogno. No? Idealizzare questa persona o demonizzarla, cioè idealizzarla finché soddisfa il nostro bisogno di gratificazione, ci fa sentire importanti. Nel momento in cui queste aspettative vengono deluse, e succede sicuramente... E beh, anche perché siamo esseri umani. E succede, insomma, sicuramente, cioè... si passa a provare rabbia, si passa dall'idealizzazione alla demonizzazione. Ma perché non si ama la persona per quello che è,
Ma per quello ma che per noi. quello che noi, ma per il ruolo che noi gli attribuiamo, no? Quindi è proprio è una manipolazione da una parte e una dipendenza dall'altra, no? Esatto. Adesso ci fermiamo anche su questo argomento. Voglio lasciare, compro una vocale, voglio fare ancora un saluto veloce a Fabio, a Maurizio Calzolari, ciao, Daniela. E Carmelo ci dice, io credo che bisogna stare bene prima da soli e successivamente si può stare in due e costruire qualcosa di Certo, grande, che probabilmente è quello che tu ci dicevi prima con quella frase questo è vero. che identificava l'amore, no? Che noi siamo due, cioè le persone, l'amore è fatto da due unità che insieme costruiscono qualcosa Questo è di. vero, infatti bisogna, il trucco dell'amore è non aggiungere ma togliere, nel senso non cercare una persona che ci dia qualcosa di necessario, appunto un nostro pezzo mancante, ma prima cosa togliere il nostro bisogno, togliere le nostre necessità e Anche qui dobbiamo aprirci. fare una puntata poi. Come li togliamo i nostri bisogni? E aprirci davvero all'altra persona, ma in quanto persona, non in quanto bisogno per soddisfare Sì, perché a le quel nostre punto frustrazioni. non è una persona, è un oggetto e basta, e non è una cosa l'altra persona. Quindi effettivamente anche qua. Quindi l'amore che E qua cos'è? ci vuole tempo, perché è una questione di step, anche se è brutto pensarla così, però è una questione di step. Bisogna vedere cosa succede dopo la prima fase di attaccamento, innamoramento, se vogliamo anche usare un altro termine, no? Dopo questo, quando poi la persona si rivela ai nostri occhi per quello che realmente è, cosa succede? Cosa succede? Ci piace ancora? Non ci piace ancora? Siamo disposti ad aprirci, a mostrarci per quello che realmente siamo e ad accogliere l'altro per quello che realmente è? Bella Oppure domanda. ci stava bene solo finché era in questa nuvola tutta rosa che soddisfava ogni nostro bisogno, ogni nostro desiderio, e poi necessariamente col tempo, questo, le maschere cadono un po', no? Le cose Sì, sì, cambiano. sì, E sì. a quel punto lì poi ci sta ancora bene? Sì, no, Ni, ni, no? esatto. Ed è lì che è importante fare la distinzione, no? Capire se è una relazione di dipendenza o se è davvero una relazione di amore. Sì, esatto, Ci deve perché. essere reciprocità. Questa è un'altra parola molto importante per definire un rapporto d'amore. Ci deve essere reciprocità, non una persona che sta sopra e una persona che sta sotto, ma una crescita di due individui singoli che crescono insieme, ma nella loro individualità. Eh sì, è un altro aspetto secondo me molto importante che tu hai sottolineato, a cui hai accennato, appunto, è proprio questo. Allora, voglio dire, se io ho un attaccamento, no, questo bisogno morboso di avere questa persona, e io lo confondo con l'amore, ma in questo caso, quando quell'altra persona non c'è, io ne ho bisogno, mi manca Ah, l'aria, non si vive, ecco, no, quello è un segnale che non è amore. non è amore. Quello è un segnale che non è amore perché quando la persona amata non c'è, magari manca, magari si è tristi, però si vive lo stesso. Questa cosa non dovrebbe andare a intaccare la relazione o l'immagine che abbiamo di quella persona. No? Esatto, una linea Quando sottile ma importante. invece nell'attaccamento, quando questa persona non c'è o comunque non soddisfa i nostri bisogni, ci manca l'aria, ci sentiamo come se non esistessimo più. No, nell'attaccamento la persona esiste solo dentro la relazione, nell'amore no, nell'amore vive comunque, la persona esiste comunque, anche senza l'altro. Esatto, ma qui cioè, diventa difficile, no? Entriamo nel merito, come appunto l'amore che cos'è? No? Dicevamo, ha bisogno di tempo, ha bisogno Dunque, degli innanzitutto non deve step. essere una necessità. Poi Ecco, no, esatto. ha bisogno di tempo, nel senso che comunque è l'amore che tiene su le relazioni.
no? È la voglia di scoprirsi, è la voglia di conoscersi, è la voglia anche di fare degli sforzi, dei sacrifici, di scendere a qualche compromesso anche nel lungo termine, no? Perché comunque c'è anche questo, non è che siamo la famiglia del mulino bianco, no? Ma no, esatto, ci vuole anche l'impegno e l'amore e la spinta che ti porta a anche metterti in gioco, no? Che è un altro aspetto importante, no? Difficile mettersi, anche da fare mettersi volte. In gioco, trovare nuovi equilibri, perché comunque col tempo ovvio che le cose, le persone, le situazioni cambiano, quindi ci deve essere la disponibilità reciproca di mettersi a nudo senza maschere, senza paura, e gli occhi di entrambi devono essere disposti a vedere la nudità dell'altro. Ed accettarla, perché secondo me certo. Probabilmente molto importante anche questo aspetto, no? Amare forse significa proprio essere innamorati di tutta la sì. persona, no? Non dice vabbè, mi piace fisicamente, però poi voglio dire ci sono un milione di altre sì, cose sì. che entrano in ballo e che dovremmo comunque amare tutte, anche se magari non è che sia, come giustamente dicevi, non è la perfezione, no? No, assolutamente. Perché poi un ottimo dopo, cioè l'innamoramento se ne va e l'amore resta se c'è, e se no... Certo, al di là della situazione fisica, al di là della soddisfazione dei propri bisogni, dei propri capricci, va avanti comunque. E un'altra cosa importante è anche la libertà nel senso di sentirsi liberi di essere quello che si è, senza paura del giudizio. E attenzione che la cosa deve essere sempre reciproca, nel senso che dobbiamo chiederla, ma dobbiamo anche concederla, questa è anche una cosa importante, dobbiamo essere disposti a farci vedere per quello che siamo e dobbiamo essere disposti a vedere l'altro per quello che è. Infatti richiede coraggio, cioè l'amore comunque richiede coraggio, bisogna avere il coraggio di essere se stessi. Sì, che già è già difficile in generale, no? Trovare se stessi e essere noi stessi, perché siamo condizionati sempre da una marea di cose. Quindi anche in amore dovremmo avere il coraggio di mostrarci per quello che siamo e non magari dice, siccome lo voglio, aspetta che mi smusso quel momentino. Eh sì, perché poi sennò diventa davvero una manipolazione, diventa un voler anche un pretendere di controllare l'altro è anche in maniera illusoria i suoi sentimenti, no? Cerchiamo anche di mostrarci per quello che non siamo pur di soddisfare i nostri bisogni. Verissimo, ti leggo questo commento che trovo carinissimo, grazie Carmelo. Dice: io credo che chi ama davvero una persona si innamora prima dei suoi difetti e li accetta. Non so se magari è così, magari non sempre è così, il fatto sta è che quando li scopriamo quei difetti, di solito si vedono col tempo, no? ci vuole tempo per mostrarsi davvero per quello che si è. Se ci pensiamo bene, all'inizio di qualunque relazione è difficile cogliere già subito i difetti. No, perché proprio perché si vive in questa bolla magica di attaccamento, dove davvero l'unica cosa importante è l'altro, è lo stare insieme, il condividere, e quindi diventa poi difficile in quel momento lì riuscire a vedere i difetti. Di solito ci vuole tempo, no? Ed sì, è proprio sì. dopo quel tempo lì che poi si tirano un po' le somme, no? E cominciano a uscire fuori in qualche problemino. Sì, ma è necessario. Però la cosa bella, è una cosa esatto. necessaria, sì. Perché se la persona non si mostra per quello che è, non si riesce comunque a creare un legame emotivo vero, profondo, no? Rimane tutto molto superficiale e quindi non si può parlare di amore in quel caso lì. Ecco. Senza demonizzare niente, però diamo le cose, cioè diamo il nome giusto alle cose, non certo. è amore. Quella è una cosa importante. Poi tutti cerchiamo sostegno nella coppia, no?
è naturale, però dobbiamo essere anche in grado di darlo questo sostegno. Che non è cosa facile, no? L'abbiamo compreso già attraverso anche altre puntate su altri argomenti, perché comunque c'è questo discorso, no? Che il nostro essere entra delle volte in conflitto con noi stessi in primis, tante volte magari neanche vogliamo ammettere di essere fatti in un determinato modo con noi stessi, figurati con un altro. Allora, io, no. Ma sai che a volte non ce ne accorgiamo, in questo senso non lo sappiamo, non ne siamo consapevoli, no? È per quello che a volte servono dei percorsi specifici, no? Perché quando uno poi si chiede: ma perché vado a finire sempre con le stesse, con le persone, esatto, che non mi vogliono? Oppure, ma perché mi trovo sempre fidanzati che poi mi lasciano? Cioè, perché finisco sempre nello stesso tipo di relazione? Esatto. No? Perché? Sono i vuoti che ci portiamo dentro, che ci spingono alla ricerca di un determinato tipo di persona. E che alla fine non però possiamo non forse, si è consapevoli. Esatto, non possiamo evitare fino a che probabilmente, esatto, non acquisiamo quella consapevolezza che ci permette di dire di capire cosa come, che ci manca. Esatto, come mai? Perché andiamo a riprodurre un determinato, chiamiamolo errore, ma comunque uno schema, sì. No? Noi magari vivendolo, magari in sofferenza, non lo so, magari lo riteniamo appunto un errore e dici: ma sbaglio sempre allo stesso modo, e come mai, e perché, no? Effettivamente bisognerebbe andare forse, quando è così, un po' a fondo. Sono segnali che bisogna per leggere, avere l'onestà con se stessi, di riconoscere e coglierli, anzi, no? Sfruttarli per cercare di capire cosa c'è sotto. Esatto, e non è per niente facile. Perché comunque si torna a parlare anche del cambiamento, del concetto di cambiamento che fa tanta paura, per cui a volte si preferisce rimanere in una situazione che magari ci crea disagio, che sicuramente non ci rende felici, per paura di cambiare, ma cambiare in primis dentro di noi. Esatto, anche se poi tante volte magari... nel momento in cui, come ci dicevi, perché abbiamo affrontato più volte questo argomento, no? Tante volte quando poi ci rendiamo conto che se ci spostiamo da una situazione magari stiamo anche meglio e magari riusciamo anche a recuperare un determinato rapporto guardandolo da un altro punto di vista. Sì. Però delle volte non riusciamo a farlo, quel passo lì, bisogna, no? Bisogna avere un po' di coraggio. Il coraggio di mettersi in gioco. Torniamo anche un po' al discorso dell'autostima e della fiducia in se stessi, che comunque di base ci deve essere, bisogna coltivarla, l'autostima, l'autonomia emotiva e la fiducia in se stessi, perché è la base per non cadere nel possesso, nel bisogno e nella dipendenza. Esatto, perché appunto un amore può diventare tossico come qualsiasi altra cosa quando diventa una dipendenza, quando come, non è più... Come qualsiasi cosa, quando noi cerchiamo sollievo all'esterno, che sia magari a volte può essere il cibo, può essere sostanze stupefacenti, può essere il sesso, possono essere 30.000 escamotage, ma sono sempre solo illusorie, perché se cerchiamo compensazione non la troviamo fuori, dobbiamo lavorare su noi stessi. Che è sempre la cosa principale, no? Noi ogni argomento che abbiamo comunque affrontato, di base dobbiamo cercare, esatto, di trovare noi stessi per poi trovare tutto il resto, effettivamente. Sì. Senti, la nostra mezz'ora oggi è volata, la nostra Gabriele ci dice: ah, però, ora ho capito perché sono single e non riesco a mimetizzare i miei difetti. Non è vero, sei meravigliosa. Ma poi i difetti, buonasera, fanno parte Pina. della personalità. Insomma, ma poi, come dicevamo, bisogna amare anche i difetti dell'altra persona. Poi i difetti, quello che magari
per una persona è un difetto, per un'altra è un pregio. Esatto, quindi cioè anche lì è tutto relativo. La nostra mezz'ora è volata letteralmente, dobbiamo salutarci perché altrimenti non ci incastriamo domani sì, nella nostra mezz'ora, però io ti ringrazio perché questa è stata veramente una puntatona interessante come le altre, però sai, quando andiamo a stimolare e a toccare i sentimenti abbiamo sempre un'attenzione in più, no? Poi, come dico, arriva la settimana dell'amore, chissà se avete già comprato i vostri regali di San Valentino, che se no poi la vostra metà si offende. E su questo, con un sorriso, noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima settimana con un altro argomento, con la nostra dottoressa Stefania Rubatti, che possiamo trovare per eventuali domande, per così anche solo un piccolo confronto. Sui social, quindi nella tua pagina Chiedi alla mente, sul profilo personale Stefania Rubatti, e poi il telefono 347 435 4333. Un salutone a tutti quanti e mi raccomando, pensiamo sempre un pochino a noi stessi e poi anche agli altri, però appunto questo fatto lo voglio farlo anche un po' mio, no? Questo di cercare di comprenderci un po' di più, di star bene da soli, come dici tu. Torniamo, per poi è un po' tornare anche al sano egoismo di cui parlavamo la settimana scorsa, che poi alla fine è sempre un po' al centro di ogni argomento, no? Essere ben centrati su noi stessi per poter dedicare anche agli altri tutto il tempo, tutto l'amore, tutto nella maniera migliore. Sì, amor proprio. A me piace sostituire la parola egoismo con la parola amor proprio, suona meglio. È vero, mi piace, userò anche io quella. Ragazzi, alla prossima. Ciao a tutti, grazie.